struttura che state osservando si trova al Liceo Scientifico di Cariati. Si tratta di una cupola astronomica, un laboratorio di astronomia ed astrofisica che è stato intitolato a Galileo Galilei, il padre della scienza moderna. È frutto di un progetto PON FESR Calabria, annualità 2007-2013, che è iniziato a giugno di quest'anno scolastico ed è terminato a febbraio. Il 5 maggio prossimo avremo l'onore di inaugurarla. Gli alunni stanno già utilizzando questa struttura con un progetto PON, dove attraverso il collegamento con il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria stiamo facendo delle lezioni sia di teoria dell'astronomia e di pratica che avvengono appunto con l'osservazione notturna. Questo progetto è stato aggiudicato alla ditta Didacta Service di Lamezia Terme, la quale ha appunto ritirato tutta la strumentazione dalla società Optics Columbia di Ferrara. Adesso ci sposteremo all'interno della cupola astronomica per osservare da vicino tutta la strumentazione. Stiamo per entrare dentro la cupola astronomica. Si tratta di un cilindro di alluminio coibentato di 4 metri di diametro con la cupola sovrastante, come potete vedere. Al centro di questa struttura c'è il pezzoforte. Si tratta di un telescopio fisso montato su una colonna d'acciaio, e il telescopio è un MID LX 200 di 3000 di focale per un diametro di apertura di 30 centimetri, montato su una montatura di tipo equatoriale della CG Pro della Selectron. Tutta la strumentazione, sia il telescopio che la cupola, possono essere comandati in remoto attraverso questo computer sul quale è stato installato un software che descrive la mappa del cielo in ogni momento e con il quale possiamo puntare l'oggetto nel cielo e dare il comando al telescopio di muoversi. Tutto ciò che vediamo sia nell'oculare del telescopio stesso che sul monitor può essere tramite wireless proiettato su qualsiasi terminale del laboratorio dell'istituto, perché abbiamo una rete wireless che è LAN che collega tutte le prese interne dell'istituto con il computer che sta qui nella cupola. Inoltre abbiamo acquistato anche degli accessori particolari per fare astrofisica, analisi di luce, di spettri stellari, quindi uno spettrometro e anche una macchina fotografica che si può collegare sull'oculare del telescopio. Attraverso questa macchina fotografica, l'altra sera siamo riusciti a fotografare la nebulosa di Orione, che praticamente si trova a circa 1270 anni luce dalla Terra, e la galassia di Andromeda, che è situata a circa 2 milioni e mezzo di anni luce da noi. Quindi, praticamente, se pensate che un anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno, la quale luce viaggia a 300.000 km al secondo, si tratta di oggetti che stanno nello spazio profondo e guardare questi oggetti che si trovano a 2 milioni e mezzo di anni luce da noi significa guardare un po' nel passato. Quindi attraverso il telescopio, attraverso l'astronomia, si può fare un bel viaggio nel passato del nostro universo. A conclusione di questo servizio, non posso far altro che invitarvi, anche a nome di tutto l'istituto e del dirigente scolastico, del preside professore Giuseppe Spataro, all'inaugurazione di questa struttura che si terrà giorno 5 maggio alle 17:30 presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico di Cariati.
dove in collaborazione con l'università, appunto, il professore Gaetano Zimbardo, astrofisico del Dipartimento di Fisica dell'Università di Cosenza, farà una lezione. Subito dopo seguirà l'osservazione in cupola, guidata dal dottor Lavorini Vincenzo. Quindi vi aspetto tutti per questa magnifica avventura nel cielo stellato e un tuffo nel passato del nostro universo. Grazie.